Grazie, grazie professore, ben trovati a tutti. Io non perderei ulteriore tempo e chiamerei la dottoressa Chiara De Notaris del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici del CMCC. Chiara, per te e come tutti per gli altri relatori di questa sessione, 10 minuti di tempo. Io quando mancherà un minuto poggerò la penna per ricordarti che il tuo tempo è quasi esaurito. Buongiorno a tutti, sono Chiara De Notaris, ricercatrice presso la fondazione CMCC. Il CMCC ha sedi sparse in tutta Italia, la sede di Viterbo, quella in cui lavoro io, è una delle due sedi che si occupa degli impatti dei cambiamenti climatici su agricoltura, foreste e servizi ecosistemici. Quindi io non mi occupo nello specifico di sicurezza sul lavoro e sicurezza dei lavoratori, però quello che. E gli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura. Quindi inizierei dalla definizione di cambiamenti climatici. C'è un, un panel di esperti che si riunisce eh, ogni tot anni per elaborare sintesi sullo stato dell'arte. Nell'ambito, nel contesto dei cambiamenti climatici, IPCC, quindi mi riferirò a IPCC un po' di volte durante questa presentazione perché loro sono quelli eh, che ci forniscono le informazioni più aggiornate sullo stato dei cambiamenti climatici. E la definizione che ce ne danno è che è un cambiamento nello stato del clima che può essere identificato attraverso cambiamenti nella media ad esempio cambiamenti della temperatura media o delle precipitazioni durante l'anno, ma anche della variabilità nelle sue proprietà, quindi non è solo la media, ma anche quanto sono variabili gli eventi climatici. E un'altra cosa importante è che questi cambiamenti devono persistere per un periodo esteso di tempo, quindi non si fa riferimento a un evento singolo, ma all'estensione anche nel tempo. E non ci sono dubbi sul fatto che i cambiamenti climatici stiano avvenendo e anche che siano attribuibili alle attività umane. Questo perché? Perché c'è una corrispondenza molto chiara tra l'aumento eh, delle anomalie, si parla di anomalie mh, che appunto la parola già lo dice, quindi cose che non sono normali, non sono eh, standard, quindi anomalie mh, nella temperatura e l'aumento l'aumento nella concentrazione di anidride carbonica in atmosfera. Non so se, funziona? No. Non so se vedete il picco qua nel grafico. Eh, questo è un, un grafico che ho preso dalla NASA. Sì. Ehm. E questo ci fa vedere la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera e come si è effettivamente variata molto nel corso del tempo. Qui si arriva a 800.000 anni prima di oggi. Quindi è vero che ci sono state tante fluttuazioni, però non si è mai arrivati al livello di oggi. E questo corrisponde appunto alle eh, attività antropiche, alle attività umane, soprattutto legate alla rivoluzione industriale. E, però prima di entrare nel merito appunto degli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura, volevo fare un piccolissimo passaggio sugli impatti dell'agricoltura sul clima. Questo di nuovo è un'immagine un dell'ultimo report dell'IPCC, e quello che ci dice è che il settore agricoltura, silvicoltura e altri, uso, altri usi del suolo attualmente contribuisce per il 22% alle emissioni antropogeniche di gas serra, posizionandosi come il secondo settore dopo l'industria, quindi l'impatto dell'agricoltura sul clima è veramente molto importante. E questo ci fa pensare anche perché poi è uno dei settori che è direttamente colpito dai cambiamenti climatici, e con degli impatti molto diversi e quelli che vi riporto io oggi sono Diciamo eh, una panoramica un po' generale, e potete trovare poi più dettagli in un report del CMCC, eh, in cui dei miei colleghi hanno proprio fatto un'analisi del rischio, i cambiamenti climatici in Italia, analizzando gli impatti su diversi settori, tra cui quello agricolo e forestale. Quello a cui stiamo assistendo e continueremo ad assistere è una variazione nella produttività. Di varie colture con una tendenza verso una riduzione delle rese. Questa tendenza, sì, eh, la potete vedere anche qua, questo grafico sulla, sulla destra, mi fa vedere delle proiezioni di variazione della resa di frumento duro, frumento tenero e mais. I puntini rossi indicano una riduzione della resa, i puntini verdi un aumento. Come potete vedere sul mais, prevalgono i puntini rossi. Questo indica che il mais avrà delle forti eh, riduzioni di resa, soprattutto nelle aree del sud Italia. È interessante notare che al nord invece ci saranno delle possibili, eh, dei possibili effetti positivi sulla resa del mais in questo caso. Quindi quello a cui assistiamo e continueremo ad assistere è una variazione nella produttività. Ma anche una variazione negli areali in cui è possibile coltivare specifiche eh, colture. Una cosa interessante, che magari non viene spesso menzionata, è che l'aumento della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, oltre a determinare cambiamenti nella temperatura, nelle precipitazioni e eh, gli eventi atmosferici vari, ha anche un, affetto, un effetto diretto sulla produttività delle colture. Questo effetto è un effetto di fertilizzazione, si chiama, perché le piante assorbono anidride carbonica. Un aumento di concentrazione di anidride carbonica ha un effetto proprio sulla la, la produzione delle piante. Questo da una parte porterà a, una, a un aumento della produzione, in alcuni casi, che però può corrispondere a una riduzione della qualità, perché si va a diluire il contenuto proteico. Quindi anche questo avrà delle conseguenze, ha delle conseguenze ad esempio sulla, sulla panificazione, su, sul come possono essere venduti alcuni prodotti. E, e per quanto riguarda le produzioni animali, anche qui l'aumento delle temperature e le esposizioni a stress e a calore per periodi prolungati ha degli effetti diretti su... Eh, Bovini, ovini, e insomma varie produzioni animali, ma c'è anche un effetto indiretto dato dalla diversa disponibilità di pascoli e foraggio, ad esempio. Quindi, gli impatti dei cambiamenti climatici sull'agricoltura sono vari e mh, si riflettono in vari ambiti, anche poi, dell'economia. E questo però è appunto una prospettiva un po' generale, e ha più a che fare con dei cambiamenti nelle medie della temperatura e delle, precipita delle precipitazioni cumulative durante l'anno. Quando invece si pensa a eventi eh, singoli, quindi ad esempio i famosi eventi estremi di cui sentiamo sempre più parlare, ha senso anche focalizzarsi proprio sul concetto di rischio. Il rischio eh, la, 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 la valutazione del rischio si basa su vari elementi uno è i pericoli, quindi il tipo di evento che si manifesta, poi la vulnerabilità, che è quanto può essere danneggiato chi è esposto a questo pericolo o cosa è esposto a questo pericolo, e l'esposizione, cioè quante unità sono esposte al pericolo e per quanto tempo. Tutti questi fattori insieme ci danno una dimensione del rischio. E in questo contesto, appunto, non sono solo ad esempio le temperature medie, quindi l'aumento delle temperature in generale ad essere eh, rilevante da considerare, ma anche gli eventi singoli, come ed è quello a cui stiamo assistendo eh, meno precipitazioni cumulative magari durante l'anno, ma singoli eventi con maggiore intensità. E lo stesso vale per eh, le famose ondate di calore o i giorni in cui le temperature eh, raggiungono livelli eccezionali. E appunto com come gestire il rischio? Tramite sistemi di gestione del rischio, appunto quindi andando proprio a, a ridurre la vulnerabilità e l'esposizione, ma anche sistemi di adattamento. E l'adattamento cosa vuol dire? Adattarsi ai cambiamenti climatici vuol dire anticipare gli effetti avversi e mettere in atto strategie per prevenire o ridurre al minimo i danni, ma anche sfruttare le possibilità che si presentano, come ad esempio la maggiore eh, possibilità di produrre ad esempio, mais in aree del nord, anche in Nord Europa, in cui prima non era possibile. Alcuni esempi. Nell'ambito della produzione agricola, ad esempio sistemi di irrigazione più efficienti, eh, una ridotta lavorazione del suolo per mantenere l'umidità, ma anche selezione e manipolazione genetica, che in Europa è un tema un po' controverso, però anche questo rientra in strategie di adattamento, agroecologia, agroforestazione e tutti i metodi per la diversificazione della produzione. E, però a livello europeo. Queste strategie, il successo di queste strategie è limitato da alcuni fattori e in particolare mancanza di informazione, consapevolezza e tecnologia, governo istituzioni e politica. E penso che appunto eventi come questo possano andare un pochino a eh, ovviare eh, alla mancanza di informazione e consapevolezza e magari anche produrre tecnologia. E concludo con questo, io non entrerò nel merito. Eh, del rischio per i lavoratori, però una delle strategie è appunto ridurre l'esposizione e la vulnerabilità dei lavoratori, ad esempio con sistemi di eh, monitoraggio delle funzioni vitali, ma anche di monitoraggio e allerta meteo a livello locale, piani di emergenza, eccetera. Grazie Chiara, grazie, molto interessante.